serve un account moddato, ti servono aggiunte su Xbox o vuoi dei completi moddati, non esita a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, raga. E se siete giocatori di PlayStation, trovate in descrizione gruppi anche per PlayStation, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale YouTube. E adesso al nuovo video. Bentornati, raga. Qua è Savix che vi parla, ragazzi. Siamo nel 16/10/2022, ci stiamo avvicinando ad Halloween e come potete immaginare, ragazzi, sono comparsi gli UFO su GTA 5 online, ragazzi. Allora, vi voglio fare un attimo due premesse. Abbiamo quest'anno un evento nuovo che ci permetterà, ragazzi, quindi di fotografare questi UFO per mandare poi le foto a Omega e poi solo il Signore saprà la ricompensa che ci darà. Allora, ragazzi, vi voglio lasciare queste due immagini, ve le sto riproponendo, che l'avevo già lasciate ieri in un altro video. Lascerò oggi anche uno short, così se volete prendervele ve le prendete, se volete fare uno screen dal video ve lo fate, ragazzi. Ci saranno tutte le posizioni, adesso ve le passo, ve le faccio vedere. Questa, ragazzi, è la tabella dei giorni dove spawneranno. Quindi, ragazzi, come ben potete vedere, tipo oggi è domenica e di domenica abbiamo il numero 4 dove ci sta 16, che è il giorno di oggi. Quindi automaticamente il 4 sarà la posizione, il 16 è il giorno. Quindi, come vedete da questo altro screen che vi sto mostrando, il 4, ragazzi, che è la posizione che vi stavo dicendo, si trova in questo preciso punto. Quindi dovremo recarci in questa zona tra le 22 e le 4 del mattino, ragazzi, e riusciremo a vedere l'UFO. Oggi si troverà in questa posizione, mentre domani, ragazzi, se volete fare l'evento e fare le foto a tutti gli UFO, dovete andare nella tabella a vedere il giorno 17, ci sarà il numero 5 e poi andate a vedere dov'è il 5 e andate in quella posizione, ragazzi. Niente di più semplice. Quindi io e Alessietto ci siamo messi qua sul monte aspettando e cazzeggiando che si facesse l'orario. Dopodiché, ragazzi, finalmente è comparso questo. Non mi volete male, ragazzi, non ero a conoscenza di questo easter egg di GTA. Dopo 9 anni dall'uscita di questo gioco vorrei sparire, despawnare come faceva Goku con la nuvola Speedy. Comunque sia, ragazzi, io non sapevo che c'era questo ologramma di questa ipotetica donna che, da quanto ho capito, è stata uccisa, buttata giù dal monte. Una storia tragica, ragazzi. Se vi avvicinate a questo ologramma, ovviamente, come tutte le cose di GTA, sparirà, ma se vi allontanate di nuovo esso comparirà di nuovo. Comunque sia, mentre stavamo cazzeggiando è comparso questo ologramma, ci siamo fatti due risate, ragazzi. Finalmente è arrivato l'UFO, gasatissimi come due bambini col giocattolo nuovo quando è comparso, ragazzi. Peccato che non registravo con OBS, perché la mia esclamazione è stata fantastica. Comunque sia, finalmente è arrivato l'UFO, ci dobbiamo fare una foto, ragazzi, in modo tale poi da mandarla a Omega. Da quanto ho capito, ragazzi, purtroppo sono stato un po' assente in questi giorni per motivi personali. Una volta che abbiamo fatto tot foto verremo sequestrati da UFO e verremo sputati da un'altra parte della mappa. Ok, non è una cosa chissà eclatantissima, però potrebbe divertire per passare del tempo con gli amici e fare qualcosa di diverso, visto che GTA non è che ci dà così tanto da fare ultimamente, e vedremo cosa ci aspetta. E niente, ragazzi, io vi saluto, lasciate un like se vi è piaciuto il video, lasciate un commento, supportate Xavix, condividete, iscrivetevi a tutti i miei canali di Telegram, ragazzi. Se siete di Play ci sono un sacco di canali affiliati, e sbada bam, raga, alla prossima.
Ma prima vi volevo dire una cosa, una chicchetta che ora io non sono riuscito a fare perché purtroppo mi è spawnato troppo vicino. Ma se voi vi chiamate il Terrobyte e vi avvicinate tipo in questa distanza prima che sparisce, vi chiamate il drone, ragazzi, riuscirete ad andare dentro l'UFO con il drone. Vi dico già che è una scammata perché è un ologramma. Ditemi cosa ne pensate, fatemi sapere se ci riuscite nei commenti. E alla prossima, bella, regà!